Bentornati, benvenuti tutti sul mio canale YouTube. Io sono TupoMix e quest'oggi siamo qua di nuovo con eFootball. Purtroppo con una brutta notizia, nel senso che ho fatto gli ultimi tre campionati in Divisione 5, sempre arrivando con l'ultima partita per giocarmi la promozione in Divisione 4. Non ce l'ho mai fatta. L'ultimo campionato ho incontrato squadre probabilmente molto più forti di me e non sono neanche riuscito rimanere in quinta divisione. Praticamente l'ultima partita, ragazzi, avevo mi volevo un punto, ero 9, dovevo arrivare a 10 punti per salvarmi e restare in quinta divisione. Ho preso un sonoro 4-0 dall'avversario, che confronto a me era fortissimo. Non ho guardato neanche se era di quinta, di sesta, di quarta, di ottava. Non ho anche avuto la voglia di guardarci, ragazzi, perché ci sono rimasto malissimo. Mi bastava un punto, ho cominciato anche a giocarmela bene. Ho subito sfiorato il gol all'inizio, ma poi lui giochicchiando, passeggiando, tac, 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 andava in porta come ridere, ragazzi. 4-0 sonoro. Io mi sono giocato la permanenza in sei, in quinta divisione e siamo tornati in sesta. Comunque, ragazzi, io vi ringrazio per guardare i miei video. Il canale sta crescendo pian pianino, come sempre, ve lo dico. E sono felice di questo, grazie ovviamente ai vostri viso, ai vostri commenti, alle vostre iscrizioni, ai vostri like e ai vostri mi piace. Certamente i commenti sono sempre più utili di tutto il resto. A me fa molto piacere più un commento piuttosto che un like, ricordatelo sempre. Niente, detto questo, direi di cominciare ricordando che in questo momento anche i nostri amici YouTuber, stanno giocando a questo gioco, non tutti, ma ci stanno giocando Eburneo, che sembra che si stia divertendo. Recentemente anche ha avuto la promozione in divisione, quindi sta giocando bene, è bravo ed è contento. Porta anche altri contenuti a Burnio, non solo il football. E poi Alessandro Gamer, che sta giocando anche lui a questo gioco, porta anche FIFA, porta anche Football Manager, quindi tutto quello che riguarda il calcio con la sua PS5. Fa anche le live ogni tanto il sabato con gli amici, con i suoi amici fedeli che lo guardano sempre. E poi è Lupo del Tubo, un altro nostro amico che però di caso no, diciamo che non se ne occupa, lui o se ne occupa di motori, tutto quello che ha quattro ruote, sei ruote, camion, pullman, macchine da corsa, macchine da rally, biciclette a quattro ruote, insomma, tutto quello che ha quattro ruote, magari anche un motore, un volante, una pedaliera, lui lo porta sulla sua PS5 anche in live e anche in contenuti registrati. Ma adesso noi ragazzi cerchiamo di giocare una partitella qua in quinta, in sesta divisione, sperando di riuscire andare a tornare in sesta, in quinta, ragazzi, almeno da lì. Il nostro massimo, vi dico che da quando è iniziato il football V3, il nostro massimo è stata una quinta divisione. In queste ultime giornate ho sognato la quarta perché per ben tre volte sono arrivato a un punto, due punti con l'ultima partita della promozione, e poi ovviamente l'ultima partita l'ho sempre persa. E sono rimasto sempre in quinta, a parte l'ultima, cioè a parte l'ultima partita, che mi bastava un punto per rimanerci in quinta, e ho perso 4-0 e sono in quarta. Ok, quattro tacche, un avversario va bene. Palermo FC 1597, va bene. Come forza squadra, non è malaccio. Vediamo subito. Giochiamo noi in casa, cerchiamo di giocarci da bene, ragazzi. Non vogliamo subito. Non ho visto se era un quinto o un sesto, non ci ho fatto caso. Comunque non ha importanza, noi ce la giochiamo lo stesso e come va, va. Vediamo le maglie che abbiamo in questo momento, che vanno benissimo in questa maniera. Vi ricordiamo che parcheggiare nell'area circostante lo stadio è severamente proibito. Siete Vediamo le pregati formazioni, se sono Doc, vediamo. Messi è messo bene, gli altri tutti freccia normale, a parte Vieira che è messo bene. Donnarumma è un pochetto in crisi. Abbiamo Can che al momento è più in formissima, quindi io metterei anche Can. Vediamo in panchina che avevamo anche Osimhen. Proviamo a vedere Osimhen in squadra, ragazzi, vediamo che succede. No, non Donnarumma, ho detto Osimhen. Ok. Il nostro avversario è già pronto, la sua formazione vediamo davanti a Dybala e Lukaku. Perisic, De Jong, Gavi, Dumbele, centrocampo, Di Marco. C'è un po' di Inter. Un po' di Inter, un Milan, un Barcellona, un Napoli e così via. Però diciamo, per me questo è interista. Comunque va bene così, giochiamocela. Dai,
Hai forte coraggio, che le giornate con l'ora legale sono anche allungate, infatti in questo momento sono le 18, ragazzi, e c'è ancora luce fuori, una bella luce che ci sta facendo capolino in sala, e noi ce la giochiamo così, in un campo verde illuminato, giochiamo in casa ovviamente e cerchiamo di giocarcela bene, perché siamo in sesta, ragazzi, non siamo più in quinta, quindi adesso dobbiamo cercare di giocarcela. Non andate via, mettetevi comodi, tra poco si parte, il cammino per il titolo comincia da qui. L'ho sbagliata subito. La partita è già cominciata. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo. Peccato. Piede favorevolissimo. Messi. Bellissima. Ottima. Dai, porta così, che andiamo bene. L'avversario giochicchia. Ok, teniamolo qua. Ecco che parte il cross. Va alla ricerca di un compagno davanti. Ecco un'occasione di contropiede. Non è passata. Bravo. Di Marco. Occasione d'oro. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Palla finita. Bravissimo. Ce l'ha fermata. Sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente. Ho sbagliato il passaggio. Non volevo passarla a quello, ragazzi. Ho sbagliato io il passaggio. È costretto a ricominciare. Bastoni. Ho sbagliata io. L'ho sbagliata. No, passare lui. Tranquillo. Dai, così, ragazzi, che va bene. Non è gol, ma insomma. Non siamo più in sesta, cioè in quinta, siamo in sesta, quindi cerchiamo di vincere tutte e andare subito in quinta. Tornare in quinta, perché, ragazzi, non voglio giocarmi tutte così, Il pallone per Neymar. Palla a Vieira. E trova bene il compagno. Può segnare da lì. Madonna. Possibilità di tiro. Ben fatto. Madonna, me l'ha toppata. Se. Palla mia. Ragazzi, è tosto. L'avversario si difende mica male. Si difende bene. Hernandez è libero di creare pericolo. Cross di Neymar. Va di te. Ottimo salvataggio. Me l'ha presa, È fuori? Dumfries. Cross a centro. No, ho sbagliato io, ragazzi, non sbagliamo. Pallone profondo. E qui hanno rischiato grosso, ma la difesa è riuscita a rimediare. Peccato, non mi è arrivata la palla. È entrato deciso. Era l'unico modo per evitare di subire gol. Opportunità di ripartire. Prova a darla profonda nello spazio. Dombele. Va bene, siamo sempre qua, che ce la giochiamo tranquillamente. L'avversario gioca alla pari, se la cava bene. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Bravissimo. Sceglie di andare per vie verticali. Buona opportunità per Perisic. Bravo. Di vicini al gol. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. Peccato. Passaggio quanto meno discutibile. Occasione per il contropiede. Osimhen.
Palla filtrante per Messi. C'è spazio. Vai! Messi. Ma no, tiraccio di merda, Messi. Ha fatto un tiro da cagone. In pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Osimhen provano a partire in velocità. Se ne va. Attenzione, può avanzare e tirare. La mette in mezzo. Non si lascia abbindolare, recupera palla. Qui può partire il contropiede. Bravissimo. Bravo. Ecco che provano dall'altra parte. Pallone interessante, in verticale. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Difesa impeccabile qui. Non gli hanno lasciato lo spazio per concludere. Ok, primo tempo, ragazzi. Ed ecco che termina così, 0-0. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti. Giocata alla pari, dai, giocata alla pari questa partita. Non una brutta partita in ogni caso. Praticamente possesso palla alla pari, tre tiri in porta noi, due parate sue, un tiro suo, va bene. Comunque giocata alla pari anche se abbiamo fatto un tiro in più, ma non è un problema. Gli spettatori neutrali si staranno sicuramente divertendo, gli allenatori probabilmente un po' meno, saranno contenti. Ok, vediamo di ricominciare il secondo tempo, mi raccomando. Manteniamo il nostro aplomb e cerchiamo di continuare così, che va bene. La calma è la virtù dei forti, dicono. Speriamo di non perdere. Più che calma ci vorrebbe. Vai tranquillo. Finora siamo ancora in parità, senza. Bravo. Vediamo se la situazione si sblocca nella ripresa. Perisic. Un'ottima opportunità. Bravo Perisic, l'ha messa fuori, va benissimo così. Fabio non ha trovato la porta, ma la difesa avversaria ha avuto un brivido. Lancio lungo, vediamo. Joao Cancelo. Barella. No. Qui pallone sprecato. Prova a cambiare la. Ma gliela attacca lui, ma pensa a te. Scatto sulla fascia, premiato dal compagno. Intervento fondamentale. La gioca in profondità. Osimhen allarga il gioco a destra, cercano l'azione veloce, si appoggia al portiere. Bravo portiere. Non capisco perché i giocatori veloci fanno sempre così schifo quando devono correre, rallentano in maniera incredibile. Vediamo. Va a raccogliere il passaggio. No, passarlo a lui. Non si è lasciato sorprendere. Il portiere la calcia lontano. C'è l'opportunità per il contropiede. Intercetta il pallone, ben fatto. No, ma che cosa? No, stavo per tirare, mannaggia. Fuori gioco di Osimhen, vai. Siamo sempre sullo 0-0, ragazzi, partita abbastanza. Onana, lui c'ha Onana in porta. Cosa fa? Passa indietro? Di Marco. Sceglie di andare per vie verticali. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. L'affluenza di quest'oggi ecco l'occasione di contropiede. Oh, sbagliato. Meno discutibile. Mbappé! Madonna, Mbappé quasi quasi si faceva gol, ragazzi. Mbappé. Avevano fatto tutto bene fino alla conclusione. Scatto perfetto. Quasi quasi ci la metteva dentro Mbappé, vai tranquillo. Vai tranquillo. Vede lo scatto e cerca la profondità. Mbappé e passa. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta di iniziativa offensiva e la giusta contromisura. C'è Messi, inventa nello spazio. Provano a partire in velocità. L'allenatore non può essere felice di questo passaggio. Dybala. Pedri riesce ad intercettare, la gioca a sinistra,
È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Ci mette una pezza. Madonna. Recupera palla con un ottimo intervento. Può liberare il tiro. Vai. Questi! Grande, la messa dentro. E Messi te l'ha fatta, grande Messi. Bravissimo, bravissimo Messi, è riuscito a metterla dentro e adesso. E adesso manteniamo la calma, eh. 1-0, siamo al 70esimo, facciamo dei cambi, vediamo un po' come sono messi. Sì, sì, mi sta aspettando, ma io ho due rali che sono stracciati di brutto, quindi mettiamo su questa qua e quest'altra qua, così. Poi chi abbiamo? Osimhen lo lasciamo stare. Direi che Messi lo tiriamo giù perché è stanco. Vai. Sostituzione di giocatori. Sono stanchissimo. Neymar. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Numero 20. Si spezza l'equilibrio Messi. Dell'incontro. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più il di questa squadra. Il numero 77. Si stanno accentrando troppo, così il non troveranno 8. Mai spazio. Cambio di giocatori. Grande. Opportunità di ripartire. Passaggio sulla destra. Marcalo, bravo. Può andare in rete. Via. Osimhen. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. No, non ce l'ho fatta. La difesa è invalicabile oggi. Madonna, l'ho sbagliata io, L'ho sbagliata io, non ho fatto passare. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo. Vai, bravo. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Lancio lungo del bravo. No, che cazzo ha fatto? Sprecato. Neymar. Perisic. Ah, porca miseria, stiamo attenti ragazzi. Stiamo attenti che siamo sull'1-0, ma manca poco alla fine, l'avversario si sta scatenando. Vediamo come ha messo Osimhen, è stanco, io metterei su tranquillamente Mbappé. Adesso facciamo così e poi facciamo così. Sostituzione di giocatori. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Viene sostituito con il numero 9. Perisic. Poi fuori davvero di pochissimo, gran peccato. La conclusione è uscita, peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Vai. Intervento decisivo. Ci prova con un pallone profondo. Riceve la palla, ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Barella. La palla è ancora loro. Riprende l'azione d'attacco. La spalla. Deve resistere ancora qualche istante. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. Son Heung-min. Ecco Perisic. Sulla destra. Si è inserito alle spalle del marcatore. Vede la porta. Oh, occhio che fuori. È finita. È la prima, ragazzi. È andata. Tranquillamente ce l'abbiamo fatta, abbiamo appena iniziato 19 minuti, vediamo di farne anche un'altra e chiudiamo l'episodio con una vittoria e vedremo cosa capiterà. Dai, 3 punti dopo una partita. Non mi ricordo se le vogliono, quando se ne vogliono per salire qua, probabilmente 13, non lo so, 14, 12, non mi ricordo. 9 ragazzi, 3 vittorie, dai, facciamo un'altra, vediamo di essere già tranquilli.
Vediamo qualche avversario pronto all'uso per giocartela con noi. Siamo sempre qua, Tucomix, sul suo canale YouTube. Che vi delizia quest'oggi con eFootball. Siamo in sesta divisione, siamo retrocessi, purtroppo abbiamo peccato un'annata storta, l'ultima, e siamo retrocessi di brutto. Naruto 4, Forokan, vabbè, questo è Naruto, va bene. Il nome è tutto un programma, magari anche straforte. Barcellona contro Patatinka. Vediamo subito le maglie. Se le lasciamo in questa maniera possono anche andare bene, ma noi siamo. Vediamo come possiamo cambiare la maglia. No, la lasciamo così, Barcellona va bene quella. E noi teniamo, magari è giallina, è più. Ci vede meglio, dai, si vede meglio così, siamo più tranquilli. Vediamo le formazioni, lui ha De Paul, Lampard, Jesus, Piqué, Neymar. Ma che cacchio di formazione è? Beckham. Cioè, non sono i ruoli dei giocatori, sono messi così alla cacchio, eh. Vediamo chi abbiamo noi, ovviamente Osimhen è sempre una bestia nera, è sempre freccia su, Osimhen è sempre, non possiamo non metterlo in squadra, è sempre freccia su. Kanté è comportato bene, però lo lasciamo riposare. E vediamo gli altri come sono, va bene, il nostro avversario come se la gioca. Ma accidenti, che formazione è questa, ragazzi? Difesa, non so come l'ha fatta la difesa. Vabbè, è molto strano come ha messo i giocatori questo, eh. È molto strano, eh. Vediamo, giochiamocela e vediamo un po'. Ovviamente non sto neanche a ripeterlo che noi serve per forza la vittoria, per andare avanti, per cercare di continuare. Benvenuti amici telespettatori, un La altro nostra appuntamento con il cavalcata nostro in sport. quinta divisione, da dove eravamo Sarete appena, vicini con il siamo tempo appena retrocessi da una, Sicuramente belle da immagini poche circolano ore, per la via. partita di oggi. Gli spalti sono gremiti, l'allegria e i colori la fanno da padroni. E non potrebbe esserci cornice migliore per un evento sportivo che saprà soddisfare la voglia di intrattenimento di tifosi appassionati. Versatevi un bicchiere della vostra bibita preferita e restate con noi. Lo Spotify Camp Nou sfoggia ancora una volta il vestito delle grandi occasioni. I colori blaugrana salutano l'ingresso in campo dei giocatori. Bravo. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Cerca la fondo, palla al piede. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Ah, vai a fare. Errore qui, pallone sprecato. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Via, vai. Incornata! Palla in avanti verso il compagno. C'è l'opportunità per il contropiede. Allarga il gioco a destra. Viene servito bene, è solo. Riceve in ottima posizione. Ah, Madonna, quasi quasi. Qui può partire il contropiede. Riceve il passaggio. Beckham. Lungo passaggio in avanti. Provano a partire in velocità. De Paul. No, l'ho sbagliata, Madonna ragazzi, l'avevo sbagliata di bruttissimo, Ecco un ottimo eh. esempio di L'ho come sbagliata essere di da bruttissimo, vicino ti sta per all'attacco. inchiappettare il ragazzo qua, eh. Pressing alta, forte Bravissimo, gioco, bravissimo recupero lui e palla bravissimi persa. noi che siamo riusciti a non prendere il gol, eh. João Cancelo. Prova a metterci il piede. Sceglie di andare per vie verticali. Evita ogni pericolo per il momento. La mette in avanti. Ecco un'occasione di contropiede. Vai tranquillo, ok, Schierato palla in mia. area con un fallo laterale. Ragazzi, è dura, siamo in sesta, ma è dura anche se siamo in sesta, eh. Beh, questo è un No, questo l'ho passaggio sbagliato io, eh. quantomeno discutibile. Osimhen prova a darla profonda nello spazio. Parata meravigliosa di Diogo Costa. La calcia con forza ed evita azzardi. Prova Salah. La Arriva a Madonna. prendersi il pallone. La mette sulla sinistra. Ecco
cercano un'azione veloce. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Con calma. Hernandez. E il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. Sbagliata io. Pallone sprecato. Gabriel Jesus. Passaggio profondo per Beckham. Beckham si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Osimhen. Occasione per il contropiede. Barella. Stanno abbassando la linea difensiva, Fabio. Credo abbiano deciso di colpire in contropiede gli avversari. Punizione! Arbitro! Fuori. È la punizione questa, porcata miseria. L'ultimo terzo di campo e ribaltare il fronte d'attacco con rapidità. Vieira allarga il gioco con palloni a sinistra. Intercetta il pallone dopo una lunga presa. Giocata difensiva di grande spessore. La spalla, il calcio di punizione. Ma dai, ma è scattato in contropiede, andava in porta. Ma vai a fanculo, andava in porta. Andava in porta. Allontana la minaccia. Osimhen decide di allontanarla. A sinistra con il passaggio. Allontana il pericolo. Decide di giocarla in profondità. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Neymar. Palla persa. Gli avversari sono molto organizzati in fase difensiva. E trova bene il compagno. Effettua un passaggio lungo. Osimhen. Vada. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Oh! Sulla destra. Passaggio sulla destra. Mohamed Salah ha spazio per affondare. Ed ecco il cross. No! E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Nessuna delle due ragazzi, è dura, dura qua, Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Sono avversari tosti che se la giocano niente male. E noi dobbiamo giocarcela anche noi niente male. Non ti importa ciascuno, ragazzi. È una palla a testa. Posso palla molto più noi, va bene. Comunque giochiamoci in secondo tempo e cerchiamo di vedere un po' dove andiamo a finire. Dai, palla nostra. Si ricomincia a giocare. Beh, Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. Ma è punizione questa, Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. La gioca a sinistra. Hernandez. Ecco Beckham. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. La mette sulla sinistra. Opportunità di ripartire. Che anticipo, sembra quasi bravo. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Palla di nuovo verso il centro. Forse hanno deciso di cambiare strategia. Finora hanno sempre allargato il gioco sulle fasce, mentre qui hanno provato a sfruttare la corsia centrale. Messi. Osimhen. Neymar ha spazio per cercare il gol. Va alla ricerca di un compagno davanti. Osimhen. È un'occasione. Porcazza miseria, raga. L'efficienza niente, non si riesce a fare gol. Il nostro avversario probabilmente vuole cambiare qualcosa. Noi diciamo Messi è un po' stanco, però Salah lo vedo un po' stanchino, facciamo così.
Per il resto non cambiamo niente, raga. Manteniamoci. Manteniamo la squadra che abbiamo. E vediamo come va, eh. Cambio di jugadores en el Barcelona. El dorsal 30. Tutte le squadre hanno optato per il cambio. El dorsal 8. El dorsal 21. Serán sustituidos. La gioca in profondità. El dorsal 77. Osimhen. El dorsal 22. El dorsal 9. Manca proprio qualità nel palleggio. Il mister non sarà per niente contento. E sbaglia completamente il suggerimento. L'assistenza a este partito. La gioca sulla destra. Asciende a 97.559 spettatori. Ce la palla lunga, in avanti. Ecco Beckham. Oh. Lampard. Oh. Ruba palla in modo magistrale. Hernandez. Provano a partire in velocità. Gran prova di forza, palla recuperata. Messi ci prova con un pallone profondo. Prova a servire il compagno sulla fascia, ma non ci può fare. Me l'ha fregata, vediamo un po'. La filtrante non arriva a destinazione. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Cos'è? Costringe l'avversario al fallo. Chi ha fatto fallo qua? Ah, ok, vediamo un po' di fare qualche cambio. Vediamo un attimino. Messi è molto stanco, eh. Io metterei questo qui dietro, per adesso. E basta, dai, vediamo così. Cambio della spalla. Decide per un'altra sostituzione. Neymar, Vieira, sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Giocata difensiva di grande spessore. Pallone lungo in verticale. Osimhen. Pallone interessante in verticale. Evita l'avversario con un dribble. Occasione. Parata meravigliosa di Diogo Costa. Cross verso il centro dell'area. Madonna! Il traversone viene intercettato. Si riprenderà con un calcio d'angolo. Cambio di giocatore è nel Barcellona. È il dorsal 20. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriglia le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. C'è bisogno di forza fisica in attacco. Questo è un cambio sensato, Fabio. Decide di non rischiare. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. La gioca a sinistra. Mbappé. Occhio alla conclusione. Non si passa. E riesce a spazzarla via. Madonna. Bella, bella, bella questa, raga. Bella, bella, bella. No! C'è Messi. Mbappé. Errore qui, pallone sprecato. Mamma mia che regalo. Beh, non una situazione. Madonna, per lui ha dovuto commettere fallo. Il direttore di gara sventola il cartellino giallo. Vediamo adesso chi è stanco. Sì, Neymar è stanco, quindi Neymar lo sostituiamo così. Come è messo dietro qua? Poi io farei così, questo lo metterei così e questo metterei così. Vai, vediamo adesso se siamo un pochino più attaccanti, vediamo. Cambio di jugadores en el Barcellona. Dai, forza raga, siamo tutto misti di dire compagnia. Cerchiamo di giocarcela bene. Il passaggio lungo, la giocata però non gli riesce.
Se va a realizar un cambio de jugadores. Sbagliata. Madonna, me l'ha presa. Oh, oh! Hernandez. A sinistra con il passaggio. Osimhen vede lo scatto e cerca la profondità. La mette in mezzo. E vai, sì, grandissimo! Bella azione, stupenda, è così che si fa. È così che si fa. È così che si fa. Dai, forza, cerchiamo di non prenderlo adesso, Il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Può essere il gol determinante. Adesso ovviamente devono gestire la situazione. Il portiere la spedisce su. Naturalmente ora cercano di temporeggiare. Mbappé. E sbaglia malamente il passaggio. Inguardabile, che peccato. Prova a calciare. No, fuori. Ci ha provato da casa sua, non ha trovato. Dovevo tenerla un pochino meglio, Hernandez. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Difesa energica e decisa. Finita. Ragazzi, è andata. Due partite, due vittorie vinte in extremis 1-0. 6 punti. In sesta non poteva andare meglio. E Tucumix a questo punto è già felice e contento e vi saluta. Vi saluta perché dove siamo? Siamo qua indietro, un casino qua. 4 tiri in porta contro 1, beh ragazzi, 6 tiri a 2, percentuale di possesso palla è tutta nostra, passaggi 160 contro 70, ragazzi, direi che l'1-0 alla fine è meritato, 3 punizioni, un calcio d'angolo contro 0, 3 falli suoi, nessuno nostro, ragazzi, direi che ci sta la vittoria 1-0, è meritata. L'avversario non può certo recriminare niente, non può dire nulla, non può protestare perché il risultato è più che giusto. Va bene ragazzi, 6 punti ci stanno, becchiamo il regalino qua che poi è l'ultimo, se non sbaglio siamo a 50, basta, fine regalini. 6 punti, manca una vittoria, la faremo, tenteremo di farla la prossima volta, 1-0 con Palermo, 1-0 con Barcellona, tu Pomis a questo punto vi ricordo che se volete lasciare un like, non c'è problema, un like, un mi piace, un commento, fa piacere per me, mi aiuta a capire cosa volete, aiuta il canale a crescere ovviamente, ma se volete anche lasciare un'iscrizione, sapete che la potete lasciare tranquillamente, iscrivendovi al canale, attivando la campanellina per essere sempre avvisato, ogni volta metterò un nuovo contenuto sul mio canale, che sia di eFootball, che sia di Crotaxon Simulator, che sia di Petronio Potter, il maghetto, che è Howard Legacy, insomma tutto quello che porto sul mio canale tutti i giorni alle 12 e alle 17, un episodio, un contenuto di qualcosa, tutti i sabati sera vi ricordo una live verso le 21, 3-4 ore fino a che stiamo in piedi, una live con Fernbus Coach Simulator, dove giriamo per l'Europa con il nostro Pullman, girando da Vienna, Bruxelles, Parigi, Bonn, Berlino, Praga, insomma tutta l'Europa, a eccezione di Spagna, Inghilterra ovviamente e Italia, che non fanno parte di questo gioco. Per adesso Tufomix vi saluta, vi dà appuntamento presto, grazie per essere rimasti con me e grazie anche per avermi seguito. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima.